B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Immagini che vi giungono dalla Puglia, la ridente Puglia, terra di olivi, terra di mare, terra di sport. Quella che vedete dall'alto è Fasano, laddove c'è anche un grande parco naturalistico, quello Zoo Safari, conosciuto in tutto il mondo e in pratica uno delle mete più interessanti per quanto riguarda gli amanti degli animali. Vedete anche le cicogne, stanno tranquillamente appollaiate sul proprio nido. Ma ci troviamo qui a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in occasione di una manifestazione ciclistica, e non possiamo non essere attratti da questi angoli di civiltà pugliese. Vedete un affilatore di coltelli che usa la bicicletta anche come mezzo di lavoro, con una speciale catena più lunga di quella che normalmente usa per la trasmissione. Poi ci sono questi momenti di alta cucina, è proprio il caso di dirlo, che ci portano all'interno degli odori e dei sapori di questa terra. Ma siamo qui, come sapete, per il ciclocross, per la seconda prova del Giro d'Italia di ciclocross Memorial Vito Carparelli. Un signore che amava la bicicletta, che viene ricordato dai dirigenti della Narducci Team ed il Luigi Cofano, con il presidente Antonio Zizzi a fare da padrone di casa, che ci accoglie così con la vedova di Vito Carparelli, pronta ad abbassare la bandiera e dare via alla prova che andremo a seguire. Avete già notato i corridori, stiamo seguendo la gara Open, la gara diciamo più importante almeno per quanto riguarda la categoria, una gara che si preannuncia molto interessante, soprattutto inserita in un paesaggio, e lo vedete anche voi stessi, particolarmente interessante, voluto questo tracciato, disegnato e proposto da Vito Ditano, due volte campione del mondo, è giusto ricordarlo, oggi tecnico della Selle Italia Guerciotti, corridore che vive proprio qui a Pezze di Greco e naturalmente è una ex atleta che ce la mette veramente tutta per portare il meglio dello sport internazionale sulla propria terra, lo ricordiamo in passato, organizzatore dei campionati del mondo di Monopoli. Ed è già battaglia con la maglia rosa indossata da Enrico Franzoi, subito in testa a fare l'andatura. Abbiamo detto della particolarità del percorso voluto da Vito Ditano, in mezzo a una miriade di alberi secolari di ulivo e a muretti a secco, caratteristica questa della terra pugliese. Ma nel frattempo dobbiamo parlare inevitabilmente della corsa che si sta svolgendo. Avete visto in testa subito la maglia bianco-rossa di Enrico Rossi della Meridiana Camen Team, un corridore che gareggia tra i professionisti e che ama seguire sul campo la propria sorella, quella Vania Rossi, che in precedenza ha conquistato la vittoria nella categoria femminile. Gara che naturalmente vi mostreremo in un altro momento, così come tutte le gare giovanili sia di Paterno che di Pezze di Greco. Rimaniamo all'osservazione invece di questa gara Open, spettacolare al massimo, dopo le mura dello scorso anno della città di Otranto, eccoci qui a Pezze di Greco in un altro spettacolare circuito. In prima posizione Rossi, poi vedete Tabacchi, in terza Elia Silvestri, seguito dal capitano della squadra, quel
grande campione che è Enrico Franzoia, e poi via via tutti gli atleti, ancora naturalmente indefinibile la classifica che si verrà a creare in questa importante gara. Ricordiamo, seconda prova del Giro d'Italia della Cross, con l'organizzazione dell'Antonio Narducci, team Edi Luigi Cofano, che poi precederà quella di domenica 25 novembre in Lombardia e più esattamente a Brugherio. Mirko Tabacchi ha tarpato le ali a Enrico Rossi, vedete, è andato a prenderlo, addirittura gli si è posto davanti, ora fa l'andatura con a ruota il corridore Emiliano Romagnolo. Tabacchi è atleta della Forestale, è giunto secondo sul traguardo di Paterno il giorno precedente ed ora vuole dimostrare di essere in particolare momento di forma al commissario tecnico della nostra nazionale, quel Fausto Scotti, che è un po' l'animatore di questo tipo di manifestazione, di questo Giro d'Italia. Tabacchi, Rossi, Franzoia, Silvestri nell'ordine, seguiti da Brian Falaschi. Gli ultimi tre erano della Cicli Guerciotti, abbiamo visto anche la maglia di Fabio Alfonso Todaro, e poi via via tutti gli altri. Ancora una volta Ponta è nelle posizioni di centro, e qui con il numero 18, ecco, transitare sotto il nostro sguardo Fabio Ursi. Una corsa che vede la sua conclusione all'interno dello stadio comunale, e quindi un'ulteriore volontà da parte di chi ha organizzato la prova di mettere a disposizione aree, spazi particolari al pubblico che interverrà nel corso della giornata. Abbiamo già potuto notare all'inizio del servizio gli stand predisposti dagli animatori locali della Proloco e di tutte quelle associazioni che ci sono da queste parti per promuovere il proprio territorio, per promuovere le proprie bontà. Non dobbiamo dimenticare che qui a Pezzo di Greco esiste anche una presepe vivente con una propria associazione che è un po' il faro di attrazione per tutto quanto viene effettuato dai volontari di queste associazioni, con la felicità naturalmente del sindaco di Fasano Lello Di Bari, il suo cognome, e dall'assessore allo sport, al turismo e alla cultura Laura De Mola. Sì, perché cultura è anche il buon cibo, è anche naturalmente tutto quello che gli atleti e gli accompagnatori potranno assaggiare al termine di ogni prova. Nel frattempo, vedete, si è assottigliata la testa della corsa, anche se in termine tecnico potremmo dire gruppo compatto con i migliori in testa. Abbiamo riconosciuto con il numero 21 Daniele Braidò, è giusto ricordarlo, medaglia di bronzo ai mondiali di mountain bike, in gara con lui anche Luca Braidò, sempre del gruppo sportivo Forestale, campione del mondo nel team relais e nei campionati europei, medaglia di bronzo. Ma torniamo a questa corsa che ricordiamo facente parte del circuito della Federazione Ciclistica Italiana, chiamata appunto Giro d'Italia del Ciclocross. 5 le prove, questa è la seconda, la terza in Lombardia a Brugherio, la quarta prova a Faedio d'Erzo con il classico Ciclocross del Ponte, e poi il giorno dopo, il 9 dicembre, ci sarà il ritorno del grande Ciclocross a Silvelle di Tebaseleghe, laddove praticamente abita e ora riposa, ai noi, l'indimenticato Armando Zamprogna. Un personaggio che ha speso tempo, denaro e grande passione per la politica del ciclocross. Vito Di Tanno nel frattempo, eccolo che controlla la gara dei suoi corridori, e naturalmente guardate che spettacolo, due uomini della Selle Italia davanti, sono Enrico Franzoi e Elia Silvestri, seguito da Mirko Tabacchi, poi con il numero 20 avete visto Luca Braidò,
Brian Falaschi con il numero 29, eccolo impegnato in questa dura salita, Nicolas Samparisi, e poi via via tutti gli altri con il 6 Marco Ponta, con il 99 Igor Smarzaro, con il numero 2 l'italo argentino Rafael Visinelli, lo ricordiamo campione italiano under 23 quando i tricolori si sono svolti a Lucca, e qui con il numero 13 Enrico Rossi, autore di una sparata iniziale, poi ha avuto anche un problema meccanico ed ora eccolo appunto gareggiare alle spalle di un nutrito gruppo. Con il numero 8 avete visto Simone Masciarelli, maglia acqua e sapone, qui con il numero 26 un atleta della Loco Bikers, la società che il giorno precedente aveva organizzato la prima prova, il suo nome Nicolò Caricati, mentre con il numero 25 Giuseppe Pesce della Carlos Manfredi Pasca, società che l'anno scorso ha organizzato una tappa del Giro d'Italia in quella di Otranto, ma si è formato al comando un terzetto osservato attentamente dal CT Fausto Scotti. Stiamo parlando di Enrico Franzoi, lo riconoscerete sicuramente per la maglia rosa, è lui il leader del Giro d'Italia, in seconda posizione il suo compagno di squadra Elia Silvestri, ed in terzo Mirko Tabacchi, corridore che il giorno precedente ha appunto in Basilicata ha ottenuto un ottimo secondo posto, gareggia per la Forestale, ha detto a chiare lettere che sta attraversando un buon momento di forma e che spera in una convocazione azzurra da parte del commissario tecnico. Poi Marco Bianco, Marco Ponta, entrambi dell'esercito, una società, quella dell'esercito, che spesso e volentieri ha messo in condizione atleti di svolgere attività ad altissimo livello, e poi abbiamo visto in pratica colui che sta indossando la maglia di leader della classifica generale per gli under 23, ci riferiamo al lombardo Tommaso Caneva della Merida, una maglia che comunque ha coperto con quella bianca di leader della speciale classifica. In quarta posizione, vedete, c'è il ritorno di Brian Falaschi, ma attenzione, deve fare i conti naturalmente con tutti gli altri, gli assattanati. Marco Bianco deve recuperare punti rispetto al risultato del giorno prima, una giornata no per l'atleta piemontese. Bene si sta comportando, l'abbiamo visto, Fabio Alfonso Todoro, col numero uno, immagine che va a premiare il laziale Angelo Mirtelli della Ceceria Bike. E qui eccoci con un altro atleta che viene dal sud, più esattamente dalla Basilicata, Nicolò Caricati della Loco Bikers. A seguirlo abbiamo visto Mattia Santoro della Carlos Manfredi e il suo compagno di squadra Antonio Lavieri. Lo abbiamo già nominato, la famiglia Lavieri è in toto impegnata nel ciclocross, il padre come dirigente della propria società, i figli a qualunque età gareggiano nel ciclocross, fanno attività ciclistica anche d'estate ovviamente. E sempre sotto gli occhi di Fausto Scotti, che avete visto in un angolino, ecco che transitano i primi della classe. Il primo in senso assoluto è quello Enrico Franzoi, che a questo punto, vedete, controlla le sue spalle, cui naturalmente intravede il compagno di squadra Elia Silvestri. Un Elia Silvestri che quest'oggi sta andando sicuramente meglio, evidentemente si è ripreso dalla indisposizione del giorno prima e addirittura si è tagliato i baffi, che non sia questo forse che lo fa andare più forte nel corso di questa giornata. In seconda posizione vedete Mirko Tabacchi che vuole a questo punto stare attaccato alla ruota del leader del Giro, non vuole perdere evidentemente molti punti, del resto la classifica viene fatta al termine delle 5 prove e tutto è ancora possibile naturalmente, anche se battere Enrico Franzoi, soprattutto in questo momento della stagione in cui è impegnato anche nella preparazione per affrontare le prove di Coppa del Mondo, beh, lui non dobbiamo dimenticare proprio
il sabato successivo a questa gara parteciperà alla prova di Coppa del Mondo di Coxid, laddove proprio all'inizio dell'anno si sono svolti i mondiali. Bene Fabio Alfonso Todaro e qui Fabio Ursi che continua a recuperare, l'abbiamo già detto in altre occasioni, è considerato il motore diesel. Qui Francesco Acquaviva con un passato veramente interessante, ci ricordiamo la sua vittoria proprio al Giro d'Italia del ciclocross nella categoria juniores, appunto quando era juniores. È un classe 1992, così come il più anziano dei fratelli Samparisi, quel Lorenzo che sta lottando ovviamente per la maglia di leader in questa classifica, la vuole strappare a tutti i costi a colui che per il momento la sta indossando, grazie anche a un'ottima gara, un ottimo quarto posto il giorno prima in quel di Paterno. Stiamo parlando del lombardo Tommaso Caneva. Va detto che la supremazia, almeno in questo momento, di Enrico Franzoi è fuori discussione, mentre molto ci si aspetta nella lotta tra i due che avete appena visto, Elia Silvestri e Mirko Tabacchi. Un Elia Silvestri che è al primo anno tra gli elite, un uomo di punta nelle passate stagioni per quanto riguarda la squadra Under 23 azzurra, ed ora vedete è in terza posizione. Quarto posto in questo momento per Brian Falaschi, quindi tre uomini della Cicli Guerciotti in testa a fare da contraltare a questi atleti. Con il numero 21 ecco Daniele Braido, poi Marco Ponta, Nicolas Samparisi, avete visto anche Igor Marzaro, poi con il numero 2 Rafael Visinelli, via via ecco Lorenzo, Fabio Alfonso Todaro, e con il numero 22 l'attuale leader della classifica giovani Tommaso Caneva, ma che deve stare attento dall'attacco che gli sta facendo Nicolas Samparisi. Giunto secondo sul traguardo di Paterno davanti a suo fratello Lorenzo. Osservazione per il grande Enrico Franzoi, che comunque conserva un vantaggio che non è mai superiore ai 30 secondi. Potremmo dire che sta controllando, sta verificando anche i suoi battiti, sta controllando il modo con cui affronta questo tracciato non per niente facile. Viene definito veloce, d'accordo, ma con queste pietre, questi scorci naturali eccezionalmente belli, il fango e perché no quella salita da affrontare a piedi, è sicuramente un tracciato particolarmente spettacolare e tecnico. Vedete, il tutto è raccolto in un campo dove da tempo si coltivano gli ulivi con rami secolari, e poi c'è questa possibilità di osservazione da parte del pubblico da ogni parte. L'unico tratto praticamente che non si vede è quello all'interno dello stadio, è quello dove si concluderà la prova, che viene naturalmente affrontato in tutti i giri, ma che noi per spettacolarità vi faremo vedere proprio solo ed esclusivamente nel corso del suono della campana. Una grande velocità quella impressa ai pedali da parte di Enrico Franzoi, un po' meno quella degli inseguitori Mirko Tabacchi e Lia Silvestri, eccoli in coppia, mentre alle loro spalle, già davanti agli atleti che vedete inquadrati in questo momento, c'è Brian Falaschi che è in quarta posizione, eccolo inquadrato dal nostro obiettivo. Un Brian Falaschi che è figlio di italiani immigrati in Svizzera, lui è nato in Svizzera, ha doppio passaporto ed è stato scoperto appunto sui prati elvetici da Fausto Scotti, da allora lo ha voluto in nazionale, più volte ha partecipato a campionati europei e campionati mondiali per quanto riguardano le categorie giovanili, quindi juniores, ed ora è parte integrante, almeno così crediamo, se non
succede nulla di particolare anche per i prossimi mondiali. Vedete, i distacchi sono ridotti ai minimi termini quando gli atleti affrontano l'unico ostacolo artificiale messo in essere dagli organizzatori. Intanto avete visto Alessandro Guerciotti con Vito Di Tano e Igino Micheletto, presidente della Commissione Nazionale di Ciclocross. Igino Micheletto, uomo di grande esperienza, ha organizzato due volte il campionato italiano nella sua scorsa ed ora è al massimo livello tecnico per quanto riguarda la commissione di questa specialità, di questo modo di intendere la vita in bicicletta, che è particolarmente spettacolare. Avete visto la grinta con cui pedala il nostro amico Elia Silvestri, ma attenzione a Marco Ponta, che a questo punto ha superato Brian Falaschi, che è stato preso anche raggiunto da Nicolas Samparisi e Igor Smarzaro. Più indietro invece il fratello Lorenzo Samparisi, alla sua ruota Caneva, Capponi, Fabio Alfonso Todo e con il numero 5 di gara Emanuele Greco della Tugliese. Intenso anche il programma nazionale per quanto riguarda il ciclocross, a parte appunto il Giro d'Italia di cui stiamo osservando le fasi più importanti di questa seconda prova che si sta svolgendo a Pezze di Greco in provincia di Brindisi, ma presto, ce l'ha detto il sindaco, inserita nell'area metropolitana di Bari. Dicevamo programma intenso, infatti il prossimo 2 dicembre ci sarà a Bernalda in provincia di Matera l'intersolidale Intersud regionale di ciclocross, una manifestazione importante che porterà ai campi di partenza naturalmente tutto il mondo giovanile che interpreta questo sport così difficile quanto entusiasmante. Oltre alle prove appunto di Faè Dioderzo e di Silvelle, il Giro d'Italia si concluderà il 16 dicembre ad Orvieto in provincia di Terni con l'organizzazione del team Eurobici Orvieto e Società Sportiva Lazio, appunto il 16 dicembre. Poi ci sarà la Coppa Italia Giovanile a cura della Libertas Scorze ed infine la prova di Coppa del Mondo, il Memorial Romano Scotti, terza edizione a Roma. Nel frattempo le immagini ci hanno proiettato all'interno del campo sportivo dove sta suonando la campana che annuncia l'ultimo giro. In prima posizione ovviamente è passato Enrico Franzoi, poi Mirko Tabacchi ed ora in terza Marco Ponta, in quarta Igor Smarzaro, che non solo ha raggiunto chi lo precedeva ma adesso addirittura si propone come cacciatore di podio. Una volontà da parte di Igor Smarzaro di dimostrare anch'egli il suo valore, lui che all'ultimo anno tra gli under 23 corre per la Ciclisti Padovani, una società che gli ha permesso quindi di fare fiato e ritmo per la stagione su strada ed ora gli permette anche di gareggiare nel ciclocross, cosa che non tutte le società accettano. Ad esempio, vedete, un caso molto emblematico è quello di Federico Zurlo, uno dei più validi esponenti dell'attività ciclocrossistica, ma forte anche su strada, ha vinto la Coppa d'Oro, è stato uno dei migliori juniores della stagione. Beh, passando alla Zalfero Fiorra automaticamente non potrà più gareggiare per volere della società nella ciclocross. È un vero peccato, ma noi non vogliamo fare polemiche con la Zalfo, ognuno guarda in casa propria. Intanto avete visto Nicolò Caricati della Locobikers transitare, mentre più indietro il gruppo degli inseguitori, pronti naturalmente a combattere per le posizioni di rincalzo e soprattutto per il podio riservato agli under 23. Tra gli elite Franzoi, Tabacchi e Ponta nelle prime tre posizioni, poi c'è una bella lotta tra Smarzaro, Samparisi, Nicolas Samparisi
Berna Falaschi, Lorenzo Samparisi e Tommaso Canella. Saremo a vedere al termine della gara come andranno a finire le cose. Nel frattempo avete visto Tabacchi che ha perso il numero di gara, ma comunque è sempre nella sua seconda posizione. Terzo posto per Marco Ponta, che anche quest'oggi è stato autore di un buon inseguimento, anche se non ha dovuto faticare così tanto come il giorno precedente, in cui è stato vittima di un incidente meccanico. Brian Falaschi e Nicolas Samparisi ad inseguire, mentre vedete con il numero 19 c'è in questo gruppetto Elia Silvestri, che è stato fino a giro precedente, insomma immagini fa, in terza posizione, poi è stato vittima di due forature consecutive ed ora è lì ad inseguire nel gruppetti di rincalzo. Un Elia Silvestri che quest'oggi si sta comportando sicuramente meglio rispetto al giorno precedente, ma ricordiamo che aveva l'attenuante dei problemi fisici. E intanto siamo all'ingresso dello stadio e naturalmente tutti sono pronti ad accogliere con un grossissimo applauso il dominatore di giornata, quell'Enrico Franzoi, che a questo punto ancora una volta la vittoria in mano. Seconda posizione anche da questa ultima postazione per Mirko Tabacchi e in terza Marco Ponta. Ma torniamo con le immagini all'interno dello stadio, dove eccolo Enrico Franzoi va a cogliere la sua terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva nel corso del Giro d'Italia, per la gioia naturalmente di Alessandro Guerciotti, team manager della società milanese. Seconda posizione a 38 secondi per Mirko Tabacchi, poi Marco Ponta, ma noi siamo ad osservare la salita che sta affrontando Igor Smarzaro, che è riuscito a sbloccarsi dai due contendenti la vittoria tra gli under 23, Nicola Samparisi e Brian Falaschi. Attende naturalmente l'arrivo il gruppetto di famiglia della Guerciotti, ecco in primo degli under 23 è Smarzaro, poi Samparisi e Falaschi. Ci tenevo a fare bene qui, dato che Vito abita proprio qui a Pezza di Greco, per cui è una vittoria che è dedicata soprattutto a lui, perché si correva in casa praticamente. Un grazie anche alla famiglia Guerciotti, che comunque ci dà la possibilità e mi dà la possibilità di svolgere l'attività in maniera professionale e fare bene il mio lavoro. E poi adesso la preparazione è in vista degli appuntamenti di gennaio, speriamo di arrivarci bene e di fare bene. Potrebbe essere una volta buona, ma intanto non voglio viaggiare troppo con la fantasia. L'obiettivo sarebbe entrare nei 10 innanzitutto, perché adesso il livello è altissimo e per cui un piazzamento in 10 è già un gran risultato, per cui l'obiettivo è quello. Dopo durante la corsa non si sa mai, si può sempre lottare per qualche piazzamento in più. Questa è stata una sfida, a portare un Giro d'Italia qua, che la federazione ci ha dato fiducia, penso di averla superata a pieno voti. Come società sono contento di aver vinto due maglie, quindi più di questo non posso dire. Adesso, dopo questa organizzazione, penso di puntare agli italiani fra un paio d'anni, quindi vedremo cosa viene fuori. E ho fatto un percorso abbastanza tecnico, veloce e nello stesso tempo molto spettacolare, quindi in una location molto suggestiva tra grotte e alberi di ulivi, quindi è uno spettacolo naturale. Posizione assoluta. Ma io sono contento perché comunque Franzoi c'è sempre stato per noi e ci sarà sempre, anche per il futuro della federazione. È un atleta di spessore, ci fa sempre del bene e fa del bene a tutto il movimento. Aspettiamo adesso che entra anche il suo compagno Marco Aurelio Fontana, così abbiamo queste due grandi fedine per andare a Louisville e difenderci bene. La città di Louisville, quella del grande pugile Cassius Clay, sarà infatti sede dei campionati del mondo in programma il primo weekend di febbraio
del 2013. Intanto godiamoci il sorriso di questo Enrico Fanzoi che brinda con un vino locale prima di indossare la maglia di leader della classifica generale del Giro d'Italia 2012-2013. Ad aiutarlo nell'impresa sono Gino Micheletto e il commissario tecnico Fausto Scotti, che ovviamente fanno indossare anche la maglia al leader della classifica generale Under 23, Nicolas Samparisi. Con queste immagini vi salutiamo da Pezze di Greco e un grande complimento ad Antonio Zizzi, presidente della società Antonio Narducci, team Edil Luigi Cofano, che ha voluto ricordare un amico, Vito Carparelli.